Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me in un posto pazzesco, ovvero il Mercante in Fiera di Parma. Per chi non la conoscesse, si tratta di una grandissima esposizione che viene racchiusa in quattro padiglioni di modernariato, antiquariato e vintage. È un ritrovo molto utile per chi sta ridando casa, per chi cerca degli oggetti un po' particolari, per chi ama l'abbigliamento vintage, ma soprattutto per chi vuole fare affari, perché per esempio negli ultimi 2 giorni i prezzi sono anche più facilmente trattabili con i commercianti. Quindi un consiglio che vi do è trattare sempre i prezzi, quindi non fermarsi al prezzo che vedete scritto sul cartellino, e seconda cosa, pagare in contanti, così avete anche un maggiore margine di trattativa. Per darvi un quadro generale su come è organizzata la fiera, ai padiglioni 3 e 5 trovate l'antiquariato, al 6 invece trovate il modernariato e l'abbigliamento vintage. E oggi vi porterò nel 6 per farvi conoscere alcuni tra i miei espositori preferiti del vintage. Purtroppo non riuscirò a farvi vedere tutti gli stand perché altrimenti facciamo un video infinito, lunghissimo. Ma sappiate che ce ne sono tantissimi altri. Direi che ora possiamo andare a conoscerli insieme e mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video lasciate un like e se vi va iscrivetevi al canale. Eccoci arrivati finalmente al Mercante in Fiera e sono già al 6 e direi di iniziare con Marco di Opa Vintage. Loro tra l'altro sono diversi anni che espongono qui al Mercante in Fiera e vengono da Roma. Hanno soprattutto accessori e abbigliamento e il loro punto di forza è sicuramente la qualità prezzo. Ciao Marco, come sta andando la fiera? Ciao, molto bene, abbastanza bene, grazie, non ci possiamo lamentare. Avete un negozio? Allora, abbiamo un negozio a Roma, quartiere Prati, in via Antonio Mordini, e poi abbiamo uno showroom invece a Roma Nord, Balduina, però principalmente abbiamo una vendita online, il nostro sito è www.opavintage.it. Qual è la cosa che state vendendo di più in questa fiera? Allora, questa fiera sono tanti curiosi, però quello che chiedono molto spesso è gli accessori di Vuitton, in particolare i portafogli. Ok. Portafogli con monogramma classico e... Ne hai ancora qualcuno o li hai esauriti? No, qualcuno ne abbiamo perché questa volta abbiamo fatto un po' di ricerca accurata e specifica rispetto a quello che ci avevano chiesto gli anni scorsi e quindi qualcosa ci abbiamo ancora. E qual è il tuo pezzo preferito di tutta la collezione che hai portato, se ne hai uno e perché? Allora, il mio pezzo preferito è una borsetta di fine anni 60, che è molto particolare, poi ve la dovremo vedere, e si chiama Freeway Bag. Perché? Perché è geniale come è stata costruita, è una borsa da mattino, da pomeriggio e da sera, perché la mattina ma è va? Pelle, pomeriggio sì, diventa ma dai, una borsa piena. Pazzesca questa cosa, non l'avevo mai vista. Ok, adesso senza che la richiudo. E poi la sera si porta il raso, no? Certo. Perché si va magari al teatro o al cinema. Wow. E quindi diventa una pochette di raso. Quindi Stupenda. Questa diciamo è la sintesi di cosa vuol dire il vintage. Cioè, che cos'è il vintage? È tantissima ricerca, è struttura, è know-how e questo è quello che a me piace. Ultimissima domanda, poi ho finito. Volevo chiederti, perché hai scelto questo nome del negozio? Opa Vintage, poi tra l'altro è abbastanza nuovo perché abbiamo fatto un rebranding ultimamente, ci chiamiamo Ferchi e Ciocci. Opa Vintage è sempre un mio nomignolo che poi abbinato al vintage diventa anche molto più semplice da utilizzare, quindi da ora in poi ci troverete come Opa Vintage. Perfetto, va bene, grazie Marco, gentilissimo, è stato grazie un piacere. Grazie a te, è sempre un piacere mio. Ok, ora andiamo da Antonella di Ama Luxury Vintage. Lei è fantastica e viene da Pietrasanta, che è vicino a Forte dei Marmi. La sua attività è nata da molto meno rispetto a quella di Marco, ma vi assicuro che sta andando alla grandissima. Il suo punto di forza è sicuramente l'ampia selezione di qualità, perché è tutto tenuto benissimo e anzi alcune cose hanno ancora il cartellino. Thank you.
Ciao Antonella, come sta andando questa fiera? Molto bene, grazie. Sono venuta a farti un paio di domande. La prima è, avete un negozio? Sì, abbiamo un negozio in Versilia, a Pietrasanta, in provincia di Lucca. È vicino a Forte dei Marmi, giusto? Giustissimo. Per caso avete anche un sito web? No, per ora non abbiamo ancora un sito web perché utilizziamo le più importanti piattaforme di moda per vendere online. Qual è la cosa che state vendendo di più? Quest'anno abbiamo avuto una selezione di foulard di Carré, sia di Hermès che di Chanel, ma di altri brand, molto vasta, e quindi il pubblico ha apprezzato e ha acquistato. Qual è il tuo pezzo preferito di tutta la collezione che hai portato e perché? Questo cappotto di Chanel, che è un cappotto iconico, proveniente dalla collezione del 2005 Cruise, famoso per il film Il diavolo veste Prada. Ah, wow, stupendo! Ultimissima domanda, perché hai scelto questo nome? Sono le iniziali di mio figlio, Alessandro Marcangelo, che insieme a questo lavoro è il grande amore della mia vita. Che bello, bellissimo. Allora, grazie Antonella, spero di vederti presto, è stato un piacere. Grazie a te Giulia. Ora ci spostiamo invece a Firenze da Gianfranco e sua moglie. Hanno moltissimi capi d'abbigliamento e accessori, non solo donna ma anche uomo. Hanno una selezione molto ampia, infatti bisogna stare a cercare, cosa che a me piace tantissimo. Anche qui il loro punto di forza è sicuramente il rapporto qualità-prezzo. Ciao Gianfranco e ciao Giovanna, come sta andando questa fiera? Ciao Giulia. Ciao Giulia, direi abbastanza bene, abbiamo avuto una presenza molto alta durante il fine settimana. Qual è la cosa che state vendendo di più? Beh, qua vendiamo, diciamo, un po' in generale quasi tutto, però nello specifico vendiamo un po' più borse di alta firma. Ok, quindi accessori, diciamo. Sì, sì. Qual è il tuo pezzo preferito della collezione che hai portato e perché? Allora Giulia, ti devo dire che pezzi preferiti qui ce ne sono tantissimi, immagino. Sono tutti scelti, sono innamorata di quasi tutti i pezzi che ho, però ho a cuore questa meravigliosa giacca anni 80 di Gucci, è tutta in paillette oro, all'interno ha una fodera di seta in chiffon con il vecchio marchio Gucci e anche la sua crucetta originale dell'epoca. Bellissima. Bottoncini stupendi, mi sofficissimi, sono un velluto con dell'urex. Cioè, io mi immagino belli. Questo disco anni 80 con sì, questa sì, giacca. Sì, assolutamente. Ok Gianfranco, chiedo anche a te qual è il tuo pezzo preferito. Io ovviamente opto per un pezzo da uomo. Mi piace molto questo paltò qua, è un puro cashmere, è un oggetto disegnato alla fine degli anni 80. Direttamente firmato Gianni Versace. Bello! È un pezzo molto particolare, in cashmere, è un doppio petto, con una sciallatura a lancia molto bella, ed è un disegno, uno stile che io adoro moltissimo. Stupendo! L'ultimissima domanda che vi faccio è perché avete scelto questo nome per il negozio? Questa domanda è molto interessante. Noi abbiamo scelto questo nome perché è strada facendo, perché abbiamo cose dagli anni 20 ad oggi. Ok, quindi come un percorso, diciamo. Esatto. Va bene, grazie mille, è stato un grazie piacere. A te, Giulia. Grazie, ciao, buona Gianfranco. Giornata. Ciao, ciao.
Ora vi porterò da Corrado Luxury, lui ha uno stand pazzesco e sicuramente molto più di nicchia rispetto a quelli visti finora, infatti si è concentrato solamente su un brand, ovvero Hermès. Qui abbiamo abbigliamento, accessori e anche dell'oggettistica un po' particolare, e la sua forza è ovviamente la ricercatezza. Ciao Corrado, come sta andando questa fiera? Quest'anno ho veramente un grande affluenza qui al mercante in fiera e devo dire che sono riuscito a ricreare questa magia di Hermès, che è colore, soprattutto colore, e anche eleganza ovviamente. Hai un negozio o un sito web? Io ho un sito web e poi ho il mio negozio online su Vestiaire Collective. Qual è la cosa che stai vendendo di più qui al mercante in fiera? Allora, gli articoli che mi chiedono sono le camicie, queste camicie meravigliose che venivano fatte con i foulard. Spesso per una camicia venivano impiegati dai 3 ai 4 foulard, proprio perché la maison nel costruire la camicia rispettava i disegni del carré e quindi sono prodotti straordinari. Una volta acquistati rimangono per sempre. Assolutamente, d'accordo con te. Qual è il tuo pezzo preferito di tutta la collezione che hai portato e perché? Allora, ce ne sono diversi, però la cosa che io vorrei farvi conoscere è questo blazer, che è il blazer del Mont Saint-Michel. Questo foulard, il carré che ha questo disegno, è veramente rarissimo. Io personalmente non l'ho mai avuto e ovviamente vi faccio vedere anche il retro, come il disegno è stato utilizzato per realizzare questo blazer straordinario. Mi avvicino un attimo, vedete anche come il disegno entra all'interno e sotto vedete che c'è anche la camicia, perché ovviamente io ho trovato anche la camicia. Pazzesco, bellissimo. Ecco, questo è veramente un oggetto introvabile. Ora ti chiedo, perché hai scelto questo nome per il tuo negozio? L'ho scelto questo nome quando il luxury non era ancora usato come viene usato adesso, perché volevo dare l'idea di qualcuno che sceglie per te le cose migliori. In francese, choix, la scelta, e questa era la mia idea. Hai sempre avuto solamente Hermès o è stata una scelta in seguito a qualcosa e hai deciso di dedicarti solamente a questo? Io in realtà volevo fare l'architetto, poi la vita ti porta a fare altre cose. Vero. Ho studiato architettura e poi mi sono avvicinato all'arredamento e all'antiquariato. Il passo successivo è stato quando mi hanno affidato la vendita, mi ricordo, di alcune cose di Chanel. E lì ho cominciato appunto a fare il luxury. Mi piaceva molto Chanel e nel frattempo ho avuto l'occasione per fare una collaborazione molto importante col museo di Gucci. Ero riuscito a trovare delle valigie in pergamena ancora degli anni 20. È stata una collaborazione che mi ha dato moltissimo, perché Gucci è stato grandissimo in quegli anni. C'è stata poi una collaborazione anche col museo Missoni. Ho avuto anche una piccola collaborazione con Ferruccio Ferragamo. Da lì poi è esploso questa cosa di Hermès, però c'era stata una piccola cosa che aveva segnato un po' la mia infanzia. Avevo circa 15 anni e mia madre mi regalò una cravatta di Hermès, e che ho ancora nel mio armadio ovviamente, e quella era stata, come dire, l'inizio di qualcosa. Sì. In questi anni mi è capitato di recuperare, acquistare delle camicie e mi ricordo che non avevo intenzione di vendere, nel senso che per certo un periodo in cui la mia camera era piena di questi manichini con queste camicie, perché spesso riproducevano oggetti d'arte di gusto neoclassico. Io, amante di Roma e del classicismo, vi racconto per esempio questa storia riguardo a uno dei grandi disegnatori di Hermès, per esempio Philippe Ledoux. Ledoux disegna spesso proprio oggetti neoclassici.
ovviamente io ero innamorato di queste cose e non pensavo assolutamente di venderle. La vita poi mi ha portato ad avvicinarmi sempre di più, finché poi ho abbandonato sia Chanel, tutti gli altri marchi, e recentemente ho deciso proprio di dedicarmi totalmente a Hermès, anche perché la produzione di Hermès, specie gli anni che faccio io, è vastissima. La mia intenzione era quella di ricreare l'atmosfera di quegli anni, un'atmosfera di un'eleganza particolare che in realtà non è mai passata di moda. Io mi sono innamorato di Hermès quando mi sono reso conto che Hermès nell'abbigliamento, che io faccio soprattutto il tessile, usa una gamma di colori vastissima. Però questa gamma di colori è sempre la stessa. Infatti noi possiamo mettere camicie, accessori di altro, capispalla in tinta unita, abbinarli e i colori saranno sempre... Saranno sempre questo, bene tra loro. È una cosa grandissima. Si è unica. Sono ovviamente le collaborazioni con questi artisti straordinari e devo dire che ultimamente ne sono arrivati e ne stanno arrivando anche altrettanto bravi e che segneranno la storia di questa maison, soprattutto con foulard, col carré, che è uno degli oggetti che ha più iconico, diciamo, sì, più iconico, e che ha condizionato e che ha fatto la storia del costume. Esatto. Va bene, io ti ringrazio Corrado, gentilissimo, è stata una bellissima chiacchierata. Te, oltre molto carina e bravissima, professionale, mi hai dato la possibilità di far conoscere questa che è la mia passione, più che un lavoro. Ne siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che questo vintage tour vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like. Vi lascerò in descrizione tutti quanti i link dei profili Instagram / siti web, se ne hanno i negozi, quindi potete ritrovarli qui sotto. Questa fiera ci sarà fino a domenica 20 marzo presso Fiere di Parma, che è facilissimo da trovare perché anche passando l'autostrada lo ritrovate proprio, lo vedete dall'autostrada e basta uscire, andare subito sulla destra, poi comunque ce l'avrete il navigatore, immagino, ma è veramente semplice da trovare. Solitamente la fiera viene ripetuta due volte all'anno, una nel periodo di marzo-aprile e l'altra nel periodo di ottobre, se non sbaglio. Spero di avervi detto tutto, comunque l'uscita dell'autostrada e l'uscita di Parma, non ve l'avevo detto questo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!